È arrivato il disco di Sfera, il disco dell'anno! Disco dell'anno prossimo, però, perché è uscito Speranza, è uscito Samurai J, è uscito Frank Nicola Siciliano. Quindi non penso che sia il disco di quest'anno, magari dell'anno a venire. Però se il 2020 è così una merda, forse il disco dell'anno ci sta come appellativo. Nel 2021, che è una merda, perché non so se arriva il vaccino. Se non arriva il vaccino, arriva l'album di Sfera. Ma c'è l'immunità di gruppo ormai. Infatti, è come quando vai a pogare al senti un po', quanto gli è andata bene qualche anno fa quando uscì Rockstar, che era il disco dell'anno e poteva tranquillamente dichiararsi il disco dell'anno con la... Ma anche l'anno scorso sono uscite roba bella, però. No, ma non mica dice a febbraio era già il disco noi dell'anno. Stiamo parlando di... Quanti anni fa è uscito? Forse 3 anni fa è uscito. No. Sì. Sì? Come vola il tempo tra sa che 2018, l'altra. Ragazzi. Raga, ci scrivete qua sotto se, per favore, è il disco dell'anno a prescindere. Anche sì. A parte che siamo a novembre, quindi che è un mese. Non lo so, perché non bisogna capire i contratti. Un sacco di roba bella. Bisogna capire i contratti che c'hanno con le aziende per capire se è il disco dell'anno o no. Iniziamo a sentire sta canzone, va? No, dai. Ma c'è anche il video? No, fortunatamente no. Allora, ti sei iscritto al canale Twitch degli Arcade Boys, che portiamo tutte le live del mondo? Avete detto, perché non mettete il remoto sullo schermo dietro quello che fate. Ecco, ve l'ho fatto, così non mi cagate la minchia, va bene? La canzone ha un titolo di merda. Strano. Si chiama Bottiglie Privé. No, Bottiglie Privé. Bottiglie Privé. No, non c'è la E congiunzione. Cioè, non ha senso. È ancora peggio. Cioè, Bottiglie Privé. Ma quindi tutto il disco si concentrerà sul fatto che lui è famoso e c'ha i soldi, come quello di prima. È uscito in contemporanea con una sorta di film che non abbiamo visto. Grazie a Dio. Ma, beh, scusa, c'è Steven Seagal. Sai cosa vuoi fare stasera? No! Sì! No. Sì! Ah! Sì! Quando esce questo video? Questo video uscirà lunedì, quindi non lo vedete. Mi siete perso la mia reaction al c'è la live di Barlo che si guarda fin di Sfera. Ma lo trovo su YouTube? No, ancora meglio. Dov'è? Non hai problemi neanche di copyright. Sono Amazon Prime. Sì! Ma io non ce l'ho sul computer. Te lo metto io appena arrivi a casa. Quindi, ragazzi, la potete recuperare su Twitch questa cosa. Mi sta venendo un mascellone come Guetta. Mi è venuto il mal di angoscia. Ho letto un articolo molto pesante che diceva: in questo film una cosa bisognava fare riferimento e non è stata fatta. Ovviamente che vuole fare finta che non sia mai successo. Allora io posso, ti dico la verità, posso anche capirlo. È una cosa molto pesante, che poi non è nemmeno colpa sua. Vabbè, ti sei tatuato le stelline in tengapa. Capito, almeno non vabbè, però questo è una roba che magari esula dalla musica. Io non lo so, è una cosa che io avrei fatto, perlomeno per ricordare. Comunque non sono c***i miei. Niente, siamo c***i nostri. Se volete il nostro parere non richiesto, abbonatevi a questo canale. Raga, comunque qua sotto scrivetemi se secondo voi è giusto o sbagliato. Secondo me, tu, insieme a tutta questa generazione di merda che sta guardando sta musica di merda, hai la sindrome del packaging. E quindi quando una roba è musicalmente figa, perché comunque suona, perché ci sono dei professionisti, c'è un team di lavoro, automaticamente mi piace. Sì, è giusto che ti piace se è bella la musica, però poi ti lasci condizionare dal fatto che il prodotto è bello e ti convincono di tutte le minchiatine subliminari, tipo ti metto la frase d'effetto, la lapide, e quindi è la sindrome del packaging, secondo me. Sì, perché so quanto è difficile creare un buon lavoro quando hai un team, tu basta comunque... che fai quello che ti dicono. Ma sai quanto è difficile trovare una persona che lasci che si fa fare quello che dice? Guarda, che bottiglie privé. Io ti giuro, spero che non sia una io merda. Io mi mangio la faccia da solo. Merda, devo capire. È una merda che si è rifiutata di metterla qua ed è partita in televisione dietro, impressionante. Signore, ma se io mi mangio tipo la naftalina, che è quella in fondo agli armadi. Naftalina challenge, ragazzi. Poi non quando esce il disco di Sfera, facciamo proprio per supportare l'artista, ci mangiamo tutti la naftalina. Si può. Se la faccio su TikTok, sai quanti morti sta roba? Magari. Facciamo un TikTok. Raga, io vi assicuro che non è tossica, non vi succede niente, non morite male. Però poi evita che questa la tengo per il caffè. Ah, il dolcificante. Il disco. Mannaggia cazzo. La tengo dai. Per quando esce il nuovo disco di Lolo, questa cosa. Aspetta un attimo. Quindi tocco le palle perché hai nominato l'innominabile. Vai. Quello porta pure ieri, vabbè. Dai, andiamo avanti. Dai, va. Vai. Si è capito che non vogliamo farla sta cosa. Più mi volevano giù, ma tornamo. È da un po' che non ti ha cambiato me. Bottiglie privé, belle, non sono come te. Mi guardi e mi resto di sempre, ma so che mi guardi e mi dici per me sei lo stesso di sono che sei un insensibile, non capisci un cazzo di musica, il pezzo è conscious, non hai capito la vera anima. Il pezzo sarà pure conscious. Ma spieghiamo di cosa parla il pezzo così capisci. No, allora, no. Il pezzo è comprensibilissimo, lui che si sta guardando la sua vita di quello che in mente in psicosi. Ricapisce che è tutto quello che sta dando, che ha dato valore fino adesso, perché non l'aveva, quindi i soldi, non vale niente, perché in realtà quello che conta realmente sono l'amore. Gli affetti intrapersonali. Benissimo. Perfetto. Benissimo. Non l'ho mai sentita. Ancora immagina
ancora innamorato di quella tipa che però penso, ma adesso non potrei stare più con lei perché io sono cambiato, quindi è meglio lui, però ancora la penso. Ha un testo? Ha un testo, però, raga, la fiera dell'aria fritta, cioè non dell'aria fritta, perché qualcosa ha detto, no, sì. Ma ha detto la solita banalità del sono ricco ma non sono felice. Lo diceva chi, Don Fiorello. Comunque. Diceva Jim Carrey, l'ha detto chiunque. L'ha detto chiunque, prima di suicidarsi anche molte volte. Speriamo che Jonathan Boschetti non abbia voglia di fare l'ultimo passo. Anche perché c'è tanta bella musica da scrivere e c'è ancora possibilità di scrivere cose belle senza fermarsi a su questo. No, ma per carità, io capisco che per uno che non ha... No, posso dire la verità. Musicalmente è veramente bella. Ma però raga, Johnny Scandal ha fatto la Wilder a 4 anni fa. Johnny Scandal, per il culo, questo no. Perché spera, ma è la stessa perché cosa. Hai fatto il featuring internazionale. La stessa cosa, la faceva cantare da Fedez, era la stessa roba. Sì, Johnny sì. Scandal è la stessa roba. Anche cosa l'avrebbe cantata lì, Cigni di ghiaccio, come si chiama? Mai Mischilla, avrebbe fatto la stessa roba. Cosa? Cigni di ghiaccio e Mischilla? Sì, cioè è veramente la solita canzone finto triste, finto sono ricco ma sono triste, sono figo ma sono triste, tu non sai adesso, tu non sai cosa ho passato, tu non sai cosa sto passando. Però questa è la canzone che dovrebbe aprire, però il apre disco. Un disco, quindi un minimo di senso alla cosa l'ha voluto mettere. Allora porco di quel scusa, non si può più, siamo ripuliti. Ho bippato. No, allora porco di quel Dioniso. No, come no, ci puffa. O Pofferbacco. Allora Pofferbacco. Pofferbacco. Allora acci puffa. Mannaggia Perbacco. Porca cacca. Ma porco spino. Porco spino. Porco spino. Perché tu mi apri un cazzo di disco trap che può essere trap, puoi fare il trick pop, quello che mi sai porco perché? Quel cazzo vuoi. Porco spino. Sai perché? Sai perché? Io non so perché. La rabbia sai mi perché? Viene. Sai perché ha aperto il disco con la canzone? Porco la merda, hai aperto con il disco con questa canzone conscious. Che noi non è che siamo hater, però ragazzi, ho ascoltato 2 giorni fa Nicola Siciliano, ok? Abbiamo ascoltato Speranza qualche settimana fa e abbiamo ascoltato Samurai J, che per essere un bimbo minchia ha fatto una cosa carinissima. In più abbiamo ascoltato il disco dei 16 bar e abbiamo ascoltato anche Metal Carter, adesso non è che è peggio e sfera. C'è sempre peggio. No, ma non è il fatto che non è neanche brutta, non mi puoi dire no, che è una brutta. No, non è brutta, questa. Però porca puttana. Porca puttana. Chi devo fare colpa ai 14 anni che non hanno mai ascoltato la musica? Che non è musica per te. Che non è musica. Jonathan Boschetti fa più. Cioè, non è neanche vecchio. Musica questa roba. Non sei diventato vecchio per fare sta roba. Puttana, non è neanche più musica questa roba. È vendere qualcosa. Vendere. Nulla. È come il mercato dell'arte che non esiste. Che tu ti compri queste opere d'arte che non esistono, ti arriva a casa il foglio. Ah, bravo, ti sei comprato un quadro con questo, però il quadro non esiste. Allora, sai perché è aperto con questa ma roba qua? Ma ti rendi qua? Conto che anche il Raton sta facendo meglio di te? Che continua a piangere come una m***a. Ma ti rendi conto? Sfera, dopo X Factor dovevi fare una roba sei invecchiato. Basta, sei invecchiato. No, ma adesso ti spiego il disco come si sviluppa, Faccio la previsione con l'oracolo di Barro. Dai, perché mi sta venendo il cuore al mare. Lui ha aperto il disco con la roba finto conscious, con gli archi, le cose per far bellissimo, piangere. Bellissimo, bellissimo. Perché il disco sarà tutto io sono meglio di te, sono Sfera King del trap, tutto così. Sì. E poi arriva, sempre dello stesso pezzo, la frase? No, poi arriva il featuring. Il featuring pagato dalla Universal, quel cazzo che è, del tipo che li butta su la frase, come quei pechegno quello fa il featuring e non c'ha voglia, no? Sì. Però in americano, quindi trap fighissimo, figo, certo. Quindi hai già il platino perché uno te l'ascolta solo per il featuring, e uno che dice e ogni tanto ci metterà la frase tipo abbasso la tirannia, viva l'amore della mamma, te lo giuro sul cuore di mia mamma, in modo che minchia, la rivelazione della canzone. Guarda, qualcuno che dice ho fatto smoke weed, esatto. E questo sarà il dio, ma questa è la mia previsione. E poi ogni tanto una frase tipo basta con la guerra, viva la pace del mondo, in modo che anche l'impegnato che porca ricordatevi che Sfera Ebbasta è una brava persona perché va in palestra e mangia sano. Allora però non voglio che passi anche il fatto che questa sia una brutta canzone. Ma no, in realtà non la è canzone una non è una brutta canzone, non è neanche una bella canzone. Non è neanche una canzone che dovrebbe aprire porco di quel no, scusa, ti fermo, non è neanche una canzone.
Non è una canzone questa. Mi fate sapere qua è sotto la, cosa è Retoricones che stanno facendo tutti. Mi fate sapere qui sotto cosa ne pensate voi. Perché io impazzisco male. Vi do gli schiaffi a te. Io non voglio fare le interviste. Che stai guardando allora, tu hai, però aspetta tu hai riascoltato Rockstar. Ed era vuotismo totale. Ma musicalmente eccesso. E allora vedi che è la roba del packaging che dicevo. Però io l'ho ascoltato la settimana dopo di aver ascoltato come si chiama quello per davvero lì, per davvero. E quella roba era fighissima, perché parlava di situazioni diverse. Ovviamente non uno che ha vissuto nell'agio e nella ricchezza dopo 3 anni quella roba lì non la può più dire. No, però può dire che adesso è comunque triste, perché sai. Che due coglioni. Ciao. Ma anch'io sono triste. No, vabbè, io sono tristissimo. Botto.